Un Ferragosto istituzionale di riflessione sociale ed anche di programmazione di attività e servizi nel campo delle nuove povertà del territorio cittadino e metropolitano. Il primo appuntamento questa mattina è stato l'incontro con alcune delle postazioni della Polizia Municipale, con cui il Sindaco di Napoli si è soffermato anche per inviare un messaggio di saluto alle forze in servizio. A chi oggi lavora, e mi auguro che domani si potrà riposare un po' in ferie, ci tenevo a farvi gli auguri, sto qua con i vostri colleghi, con il comandante. Un pensiero per quello che fate ogni giorno in una città difficile, farlo con compassione e competenza mi rende pieno di orgoglio, perché io credo nella Polizia Municipale, quindi vi auguro un buon Ferragosto. Buona giornata a tutti. All'ospedale Fate Bene Fratelli di via Manzoni, la visita alla banca del latte materno ed al reparto di neonatologia. Il 20 febbraio scorso è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e l'Associazione Germogliare Onlus per la raccolta a domicilio del latte materno donato a cura degli operatori della società partecipata Napoli Sociale. Il servizio è attivato presso l'unità di terapia intensiva neonatale per alimentare i neonati che ne hanno bisogno ed in particolare per i nati prematuri. Sta andando benissimo, i risultati sono straordinari, le donne della nostra città, di tutti i quartieri, sono generosissime, i bambini vivono, quindi con l'amore della donazione si salvano vite, e Napoli è all'avanguardia anche con il cuore e la solidarietà. Veramente un risultato straordinario. Complimenti a tutti quelli che ci lavorano, Napoli Sociale, i volontari, gli operatori sanitari, i medici. Veramente un bel risultato, e averlo constatato oggi è bellissimo. Insieme con l'assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta ci si è recati poi all'Istituto Francescano Sant'Antonio La Palma, in via Salita di Mauro allo Scudillo, per incontrare i giovani migranti, i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, che qui trovano accoglienza grazie alla collaborazione istituzionale fra Prefettura, Associazione Il Pioppo della Rete Mediterraneo Sociale e la Caritas di Napoli. E qui gli ospiti hanno raccontato le drammatiche esperienze dei loro viaggi, dai piccoli villaggi dell'Africa subsahariana attraverso il deserto del Sahara fino alla Libia e dall'attraversamento nel Mediterraneo. Al termine dello scambio materiale ed immateriale di pensieri e conoscenze, il sindaco ha consegnato ai ragazzi anche 50 biglietti per assistere alla partita di Champions fra Napoli ed Athletic Bilbao. Nel centro sta inoltre per partire il progetto di pronta accoglienza sociale, che sarà presentato a settembre come un servizio della nascente città metropolitana e che coinvolgerà Regione, Comune ed ASL Napoli 1. Un incontro, quello di oggi, capitato proprio nel giorno in cui nel porto di Napoli sono arrivati 1000 immigrati, dopo tanti viaggi disperati in mare già approdati in Sicilia. Credo che a Napoli non ne rimarrà nessuno di questa nave di circa 900 persone, andranno alcuni in Campania e altri fuori Regione. La città li ha accolti con una grande collaborazione istituzionale, da ieri che ci lavoriamo, Napoli è una città che sa accogliere, questa rischia di essere una tragedia umanitaria, si prevede un autunno di flussi migratori enormi, l'Europa non ha saputo affrontare bene questo tema e lascia ai sindaci e alle comunità il grande cuore dell'accoglienza, che però non basta, quindi un appello al governo e soprattutto all'Europa di saper fare la sua parte con coraggio, con umanità, con dignità e mettendo le risorse necessarie. Nel pomeriggio ed in serata, infine, la giornata prevede ancora una visita alla Casa per Anziane Cristo Re in Largo San Giuseppe dei Nudi ed il percorso del mare sul Bateau Mouche, l'offerta turistica promossa dal consigliere comunale Carmine Attanasio. Con la città, soprattutto con chi maggiormente soffre, dai bambini prematuri, quindi la nascita, la donazione del latte materno, un fatto straordinario, qui con i migranti, nostri fratelli e nostre sorelle, oggi pomeriggio con le persone anziane, insomma con quella Napoli che ha un grande cuore, che sa soffrire, una città così accogliente, un Ferragosto tra la gente.